4 categoria: studi e boutique legali e professionali. Categoria diritto immobiliare. Il premio è quello di studio dell'anno Real Estate. Andiamo a leggere la motivazione. Per la professionalità e la particolare attenzione all'efficienza della propria organizzazione, nonché alla rapidità dell'intervento e dell'informazione fornita al cliente, per il servizio qualificato, accessibile, rapido e trasparente. Andiamo a vedere a chi va questo premio. The winner is VACS Studio Legale Associato. Saluto in collegamento con me Marco Valerio, partner dello studio legale. Ben trovato, grazie per essere qui. Grazie a voi, buongiorno a tutti e grazie per questa presenza e per questo riconoscimento che è sempre davvero molto molto gradito. E infatti partiamo proprio da qui, insomma, le chiedo un commento a caldo anche rispetto magari al periodo che stiamo vivendo. Posso dire che fatica, mamma mia, fortunatamente è il quinto riconoscimento che prendiamo in questo ambito, in questo settore, e ci riempie veramente di grandissimo orgoglio e soddisfazione, perché non è un riconoscimento che abbiamo nostro, ma è un riconoscimento che ci viene dato e attribuito da un servizio che riusciamo a dare ai clienti e che quindi in qualche modo, devo dire, ci è stato riconosciuto e affermato. Ma quest'anno è stato proprio tanto tanto faticoso. Faticoso perché è inutile nascondersi dietro un dito e dire le cose più ovvie che si possono dire in questa occasione, però l'anno è stato davvero difficile. E cercare di mantenere una struttura operativa, una struttura efficiente, collaboratori, dipendenti e partner in grado di essere comunque sempre sul pezzo con una situazione che ha limitato moltissimo sia le presenze, sia le riunioni, sia le programmazioni, che sono state proprio la cosa più difficile, ci ha spinto ad avere uno sforzo energetico veramente molto molto elevato. Ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati, purtroppo sembra che ci siamo ricaduti un'altra volta, ma ci rimboccheremo le maniche come sempre e vorremmo veramente far presente che noi ci siamo sempre e il più possibile, che quando non ce la facciamo è perché proprio materialmente, umanamente, fisicamente non siamo più in grado di poter arrivare, ma credo che la distinzione di quello che riguarda il nostro studio è proprio quello di una presenza H24 con una disponibilità totale, con delle capacità sicuramente ormai affinate in questo ambito, in questo settore, che ci hanno reso e dato la possibilità di fare una serie di operazioni anche molto importanti in un periodo molto complesso come quello di quest'anno. Vabbè, insomma, i fatti lo confermano. Lei, avvocato, ha parlato di un quinto riconoscimento. Credo che valga per 10, forse, questo quinto riconoscimento proprio inserito nel contesto che appunto stiamo affrontando tutti quanti. Peraltro mi aggrappo a alcune parole che abbiamo letto nella motivazione e a proposito del servizio che comunque avete garantito ai clienti, cosa più importante perché poi tutti siamo rimasti un po' smarriti di fronte a ciò che è capitato. Servizio qualificato, accessibile, rapido e trasparente, insomma tutte parole che effettivamente così, se non ci pensiamo fino in fondo, è anche difficile contestualizzare, no? In questi mesi, ecco, complicati. Perché il nostro, come giustamente rilevate voi e rileva la nostra clientela, è uno studio boutique e come studio boutique il tipo di servizio deve essere un tipo di servizio sartoriale, non deve essere un servizio massivo fatto su una serie di circostanze ripetitive, ma deve essere fatto qualcosa che deve calzare su misura per le esigenze che ci vengono richieste. E questo è il nostro massimo impegno, quindi proprio quello di dedicare al cliente la maggiore attenzione possibile, il maggior scrupolo e la possibilità di essergli vicino, di far sentire in un periodo come è stato questo, quello che poteva essere l'ausilio per ottenere riconoscimenti, per ottenere delle situazioni bancarie, insomma qualcosa che lo facesse sentire protetto in un ambito legale, assistito e allo stesso tempo potesse dare un servizio che avesse poi una soluzione finale di soddisfazione. Questo è quello che noi cerchiamo proprio di fare costantemente e con fatica e spero però con risultati. Beh, appunto, sì, per ora almeno sì. Per ora. Esatto, giusto per avviarci proprio alla conclusione in 30 secondi, quindi come guardare al futuro? Con ottimismo, dobbiamo farlo per forza, non sarà un periodo facile, non sarà un periodo
che nel breve si risolverà, però per quanto riguarda, diciamo, il nostro campo e il nostro ambito di applicazione, il mercato ha retto, non è precipitato, anzi in alcuni momenti l'offerta è addirittura si è superata proprio perché alcune difficoltà a monte hanno generato un maggior prodotto sul mercato, ma io mi sento comunque moderatamente ottimista. Perché bisogna esserlo da un lato, ma perché credo che dai numeri che vediamo, dalle situazioni, dai contenziosi, ci sia qualcosa che dà una voglia di ripartire a tutti, anche se in questo momento ci sentiamo tutti legati e tutti frenati, ma con il freno a mano tirato, ma pronto per schiacciare questo pulsante e partire veramente con una Formula 1 in pole Va position e poter dare veramente il massimo al prima possibile. bene, insomma, direi che questo è il modo migliore per guardare Assolutamente. al tempo che arriverà. Insomma, quello sicuramente anche forte di ciò che è stato fatto comunque in questi mesi, ancor più importante visto e tutto considerato. Grazie, avvocato Marco Valerio, partner dello studio legale associato VACS, e naturalmente complimenti a tutto il team per questo Grazie a riconoscimento. voi, un riconoscimento e un ringraziamento specialissimo ai miei ovviamente soci e partner con i quali senza non sarebbe possibile fare nemmeno un centimetro di strada senza di loro. Assolutamente, Ovviamente lo assolutamente. studio e la squadra diventa in questo momento assolutamente fondamentale. Grazie, Grazie grazie ancora ancora. Arrivederci, e grazie a voi. a presto. Buona giornata di nuovo.